L'immunoterapia è sostanzialmente la quarta strategia che abbiamo a disposizione noi oncologi per combattere i tumori. Si aggiunge, si associa, si sostituisce alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia, che sono le tre strategie convenzionali che abbiamo utilizzato finora. E sostanzialmente l'immunoterapia utilizza dei farmaci, dei veri e propri farmaci, che hanno la capacità di attivare, di potenziare le difese immunitarie del paziente, facendo sì che poi sia il sistema immunitario del paziente stesso a tenere sotto controllo e distruggere la malattia. Però per molti versi il cancro ha perso con alcuni tipi di tumori nei quali noi ormai abbiamo la possibilità di utilizzare l'immunoterapia sostituendola completamente alla chemioterapia, ottenendo dei risultati in termini di incremento della sopravvivenza estremamente importanti. E ha perso anche perché negli ultimi 2 o 3 decenni lo stiamo mettendo e lo metteremo sempre più a nudo, quindi scoprendo e identificando quei talloni d'Achille, i tanti talloni d'Achille che il cancro può avere, permettendoci quindi di migliorare l'efficacia dei nostri trattamenti. Quindi in qualche maniera ha già perso. L'immunoterapia ormai ha dimostrato un'efficacia consolidata in alcuni tipi di tumore, penso al melanoma della cute, al cancro, alcuni tipi di cancro del polmone, ai tumori della vescica, della testa, collo, ed è una lista che fortunatamente si allunga di mese in mese e che ci sta dando sempre più speranze per il futuro. Ma l'immunoterapia la stiamo utilizzando anche se nell'ambito di sperimentazioni cliniche praticamente in qualunque tipo di tumore. Quindi è verosimile che nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni, riusciremo ad avere ulteriori informazioni anche su altri tipi di tumori, quindi sulla possibilità che l'immunoterapia abbia un'efficacia in molte neoplasie umane. Questo libro è rivolto veramente a tutti, è un libro che abbiamo scritto con Giovanni Minoli in maniera assolutamente molto discorsiva, cercando di interpretare e di dare una risposta alle domande che tutti noi ci poniamo, che tutti noi ci porremmo non conoscendo l'immunoterapia e volendo capire di più di cosa sta accadendo, di cosa di positivo sta accadendo e di cosa accadrà soprattutto nell'ambito del trattamento immunoterapico dei tumori umani. La politica sanitaria può fare molto e deve fare molto, perché l'immunoterapia sta cambiando l'approccio al paziente oncologico in tante aree, non solo nella parte del trattamento. Quindi è importante, è importantissimo che nei prossimi mesi ci sia la capacità di discutere come le istituzioni devono affrontare questa nuova strategia per il bene dei nostri pazienti e per l'efficacia di trattamenti che stanno realmente rivoluzionando il trattamento del cancro.